Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, il senso profondo della liturgia di questa 32esima domenica del tempo ordinario si può riassumere, diciamo così, con un piccolo slogan. Ecco, attenzione a non fare troppo tardi. La parabola delle 10 vergini che abbiamo ascoltato nel Vangelo, che dà ovviamente il messaggio fondamentale di questa domenica, ci ricorda che il tempo a nostra disposizione per la conversione non è infinito. Voi sapete che la misericordia di Dio, si dice, è infinita. La pazienza di Dio no, perché dura tanto quanto dura al massimo la nostra vita terrena. Dopodiché il tempo per convertirci, accoglierlo, volgerci a Lui è scaduto, e quando scade, purtroppo, questa è la finale un po' drammatica del Vangelo con cui vedremo si chiuderanno anche queste riflessioni, quando il tempo è scaduto, il tempo è scaduto. Dopo diventa troppo tardi, dopo resta il tempo dei rimpianti e del ripensare alle occasioni perse. Quindi è un tema un pochino forte, evidentemente. Ogni tanto, sapete, la liturgia ci scuote un po'. Ora, la prima lettura presenta lo stesso messaggio, un passo molto bello del Libro della Sapienza, però in termini positivi, quindi ci invita, come dire, cerca di sedurci, cerca di interessarci, cerca di coinvolgerci a scoprire quanto è bella la sapienza. Adesso vedremo chi è questa sapienza, e a fare di tutto per cercarla e per trovarla già da questa vita, subito, senza perdere tempo, perché il suo desiderio di venirci incontro è ancora più grande di quello che noi potremmo avere di trovarla. E se troveremo la sapienza, avremo fatto strike, si dice in inglese, non solo per l'altra vita, ma anche per questa. Vediamo un po' di approfondire questa prima lettura che ci sollecita, diciamo così, attraverso il bene. Quando nei testi sapienziali si parla, come nel brano odierno, della sapienza personificata, no? Ho sentito, la sapienza è splendida, non sfiorisce, sto citando la prima lettura che abbiamo ascoltato, facilmente si lascia vedere da coloro che la amano, si lascia trovare da quelli che la cercano, bellissime parole, no? Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano. Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà, la troverà seduta alla sua porta. Capito? Cioè non c'è manco bisogno che la vada a cercare. Riflettere su di lei è intelligenza perfetta. Lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei. Chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni. Essa appare benevola a loro per le strade e in ogni progetto va loro incontro. Quali parole più belle di queste? Allora, chi è questa sapienza? Dicono tutti quanti gli esegeti, gli interpreti, fin dai tempi dei padri della Chiesa, che in questa sapienza con la S maiuscola bisogna vedere una prefigurazione di nostro Signore Gesù Cristo, che è appunto chiamato, in quanto Verbo eterno del Padre, come diciamo nel Credo, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, la sapienza divina increata. È quel mistico sposo di cui parla il Vangelo. Chi è quello sposo che le vergini devono attendere? È lui, è lo stesso protagonista. Alle cui nozze bisogna prepararsi con ogni cura, quindi ritenendole come una cosa più importante della nostra vita, perché appunto da esse dipende la felicità terrena e ultraterrena. Ora, con il testo greco alla mano, le parole che vi ho appena riletto, si possono estrarre ulteriori sfaccettature e dettagli che rendono ancora più bello il messaggio dell'odierna liturgia. Abbiamo letto, no? La sapienza è splendida. Il termine greco splendida significa radiosa, raggiante, quindi splendente di una luce indefettibile che inesorabilmente affascina. Qualche giorno fa, se mi posso permettere, sapete che in questa chiesa la mattina delle volte, se si entra verso l'ora, sono dei giochi di luce impressionanti con queste finestre. Se andate sulla mia pagina Facebook lo trovate nel post di questa mattina, la foto scattata un paio di giorni fa. Ecco, quando si dice la sapienza è splendida, ecco, è quel fascio di luce. Chi entra qui dentro e vede quella cosa, io mi ricordo il primo anno che stavo qui, quando sono entrato ho visto, sono rimasto 2 minuti così, dico, chi lo sa se chi ha fatto sta chiesa pensava che sarebbe nato questo gioco di luce. Sembrano proprio, i raggi, si vede proprio la luce del sole penetrare, andatela a vedere la foto, è impressionante, bellissima.
quindi splendida, questo, no? Non sfiorisce, cioè, che significa non sfiorisce? Anche qui, è sempre giovane, è sempre attuale, non è soggetta a diventare vecchia, non passa di moda, Gesù non passa di moda. Oggi diremmo non ha bisogno di essere aggiornato, ecco, voi sapete che tutte quante le notizie, i post di Facebook, di Twitter, di Instagram, li metti adesso, 2000 like, il giorno dopo non si rifila più nessuno, diventano, le cose nostre diventano subito vecchie. No, Gesù non diventa vecchio mai e non ha bisogno di aggiornamenti, capite? La sua luce abbagliante, oltre che bellissima, è sempre immancabilmente e immutabilmente attuale. Gesù è tutto questo e anzi molto di più ancora. Ancora, prosegue il testo, dice, questo tesoro immenso non è nascosto chissà dove o introvabile. Abbiamo sentito, si lascia trovare facilmente alla sola condizione di cercarla. Tu la vuoi trovare, lo vuoi, Gesù ti interessa. Se lui vede questa cosa nel tuo cuore, immediatamente viene da te, perché lui ti sta aspettando prima ancora che tu lo vai a cercare. Quindi si lascia vedere da chi la ama, brama desiderarla e prima ancora che sia desiderata è pronta a darsi a donarsi. Chi è che non trova la sapienza? Chi è che non avrà Gesù nel cuore? Chi non lo vuole? Chi non lo cerca? Chi non lo desidera? Chi non lo ama? Per il resto le porte sono spalancate. Essa stessa, la sapienza, cioè fuori di metafora sempre Gesù, va in cerca di coloro che hanno queste buone disposizioni. Va loro incontro per fare cosa? Per togliere qualcosa? No, per riempire la vita di ogni bene. Alzarsi di buon mattino per cercarle, vegliare per lei, no? Sapete, alzarsi di buon mattino è un piccolo sacrificio. Qualcuno, quando ci sono le messe troppo presto, dice che sa che perde la messa la domenica perché dorme la domenica mattina. Oh, ma so, dormire, non andare a messa perché uno deve dormire è una delle cose più sciocche che si possa fare, insomma, no? Disposti a qualunque sacrificio, quindi la perdita di un po' di sonno è nulla, pur di trovarla. Ecco, quando un'anima saggia fa tutto questo, ci dice il testo, la troverà già seduta alla porta del suo cuore. Gesù nel libro dell'Apocalisse usa queste parole, proprio mettendole in bocca a se stesso. Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io vengo da lui, ceno con lui ed egli con me. Capite? Prima ancora che noi andiamo da lui, è lui che sta bussando alla porta del nostro cuore incessantemente. Quindi immaginiamo chi affronterà fatiche e travagli a causa sua, che ricompensa avrà? Bellissima. Avrà come ricompensa quella di trovarsi senza affanni. Chi veglia a casa sua sarà presto senza... Chi è di noi che non sarebbe felice di non avere più gli affanni della vita, le preoccupazioni? Chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni. È promessa, capite? Quando Dio promette, Dio non è come noi, Dio non fa promesse del marinaio, eh? Se nella Bibbia c'è scritto una cosa, quella cosa può stare tranquillo che così sarà, senza nessun dubbio, senza pesi delle preoccupazioni, liberi dalle angosce della vita. Ma come? Pur adesso che ci hanno rinchiuso un'altra volta, ci hanno mezzi rinchiuso adesso che siamo agli arresti part time, d'accordo? Ma come si fa a non essere preoccupati, a non essere angosciati? Tranquillo, sì, se tu c'è Gesù nel cuore non ti angosci, non ti preoccupi manco per questo. Allora, il segreto per trovare ad avere sempre Gesù, qual è? E chiudiamo, ce lo ricorda il Vangelo, è avere l'olio nella lampada. La lampada ce l'abbiamo tutti quanti, eh? Avete visto qualche battesimo, l'ho detto innumerevoli volte, avete visto il sacerdote cosa dà ai genitori, al padrino e alla madrina? Che cosa dà? Una candela accesa, cioè una lampada. Diciamo, la candela del battesimo è fatta di cera, invece queste che stanno qui sull'altare, dentro ci sta proprio l'olio, sono come le lampade del Vangelo. Se voi parlate con Anna Maria, Patrizia, Maria e tutte quante le sante brave donne che custodiscono la sagrestia, dico, se si scordano di metterci l'olio durante la messa, sapete che succede? La candela si spegne, ci devono mettere sempre l'olio. Poveracce, stanno tutti i santi giorni perché stanno sempre accese a mettere olio, 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 perché se ci metti l'olio la candela si spegne. Allora, tutto il problema, tutto il segreto è tenere l'olio nella lampada. E che cos'è quest'olio? La lampada, abbiamo capito tutti, è la fede che abbiamo ricevuto nel battesimo.
fino a quando ci abbiamo avuto 7, 8, 9 anni, 10, 12, i nostri genitori ci hanno dovuto mettere del suo. Attenzione a quei genitori che non mettono le lampade nelle candele dei figli, che dopo nostro Signore gli darà una tiratina d'orecchie. Però da quando facciamo la cresima, la lampada viene consegnata a noi. E quindi deve essere cura nostra metterci un po' d'olio dentro, non possiamo delegare in eterno. Quindi, come si fa a mantenerla accesa? Nel buio di questo mondo lontano da Dio, nelle incertezze e nelle miserie che ci portiamo dietro, perché la fede si può spegnere. Quante persone dicono: io la fede l'ho persa. Bisogna vedere come è fatto. E come si fa a perdere? Si perde se smetti di mettere l'olio, ti ritrovi nelle tenebre e sarai incapace, come le vergini del Vangelo, di riconoscere lo sposo dell'anima. Lui passa, tu non avevi la lampada accesa, è andata ed è troppo tardi, come abbiamo iniziato la nostra riflessione. Allora, cos'è quest'olio? Lo stato di grazia di Dio dell'anima. Come si alimenta la grazia nell'anima? Si vive vivendo la vita sacramentale, soprattutto ricevendo frequentemente, fruttuosamente e degnamente i sacramenti che si possono ripetere: penitenza, eucaristia, la confessione, quanto è importante. Sapete che da questa settimana, ieri abbiamo celebrato per la prima volta, è andato discretamente, può andare meglio, il primo sabato della misericordia, in modo tale che ci si può confessare anche non solo durante la messa domenicali, ma anche un giorno in cui si sa che c'è il confessore che ci attende, proprio per risvegliare l'importanza della celebrazione di questo sacramento, no? Oltre ai sacramenti, la vita di preghiera. Pregare bene, quanto più possibile, se si prega molto è tanto meglio, e non soltanto la preghiera vocale o di domanda, questa insomma più o meno la facciamo tutti, ma ci sono tante forme più belle, più elevate di preghiera, c'è la preghiera di lode, di ringraziamento, la meditazione, la contemplazione, la preghiera liturgica, la preghiera profonda, la preghiera affettiva, l'adorazione eucaristica. Il primo venerdì del mese è il venerdì dell'Eucaristia, tutto il giorno al Santissimo Sacramento esposto. Sapete che una volta a settimana celebriamo un'ora comunitaria di adorazione, no? Proprio per favorire questo contatto profondo con Gesù e con la preghiera. Ora, chi ha le lampade bene accese può camminare senza inciampare e senza cadere, mantiene l'orientamento corretto della vita e soprattutto la capacità di riconoscere lo sposo. Chi trascura di alimentare la lampada è impossibile, non si può... sarà fagocitato dalle tenebre, inevitabile, rimarrà al buio e non saprà riconoscere, non ci raccapezza più niente, non soltanto dello sposo, ma neanche della vita propria, non capisce più niente. E che succede? Che le conseguenze, ne abbiamo sentito, sono serie, sono inevitabili, sono gravi sia per questa vita, perché vivere al buio è molto peggio che vivere nella luce, che per l'altra. Rimanere nelle tenebre eterne è molto peggio che andare nella luce eterna. Ecco, quindi chiediamo al Signore, per intercessione di Maria Santissima, l'aiuto e la grazia di mantenere le nostre lampade accese, e da parte nostra, ecco, proponiamo di fare il possibile, quanto sta in noi, per essere sopra ricolmati di grazie e benedizioni dal Signore, che ci chiede solo, per darcele, di non spegnere la lampada che abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo. Siano lodati Gesù e Maria.